Amici carissimi, eccoci arrivati alla quarta e ultima domenica del tempo di Avvento. La nostra invocazione di questo advenire di Dio a noi sta raggiungendo un po' il suo clou, perché adesso il Natale è vicino. E in questa quarta domenica di Avvento, dopo averci presentato per due domeniche la figura del Battista, la Chiesa ci propone la figura di Maria Santissima. E d'altra parte è lei la donna protagonista del Natale. E ci viene presentata Maria proprio nel momento in cui la via di Dio incrocia la sua, nel momento in cui Dio e umanità si abbracciano in questa esplosione di vita che è il Natale di Dio fra noi. Il testo dell'Annunciazione, che ci presenta soltanto Luca, perché Matteo ci presenta l'Annunciazione a Giuseppe, questo testo è straordinario in quanto presenta alcune caratteristiche che io vorrei evidenziare e sottolineare. Innanzitutto la datazione. Luca data questa annunciazione al sesto mese, ma il sesto mese di che? Il sesto mese di gravidanza di Elisabetta, mamma di Giovanni Battista. Mette insieme dunque queste due storie per far risaltare l'opera di Dio nelle donne. Le grandi protagoniste del terzo Vangelo sono le donne, sono quelle che cercano Gesù, sono quelle cercate da Gesù, sono le più coraggiose, le più pronte e oserei dire anche le più intelligentemente intuitive del mistero di Dio. Così, all'annunciazione al sacerdote Zaccaria, padre del Giovanni Battista, che avviene nel Tempio a Gerusalemme, segue subito l'annunciazione a Maria, una donna, che avviene a Nazaret, in una casa privata. E a quell'annunciazione Zaccaria, in quell'annunciazione ha una visione, ci fu una visione, vide l'angelo ritto sul lato destro dell'altare. In questa annunciazione a Maria c'è una audizione, Maria non vede perché l'angelo entra in lei e alla fine di questo interiore dialogo l'angelo uscì fuori da lei. È come se entrando in lei quel Vangelo, perché angelo vuol dire proprio Vangelo, quel Vangelo e dialogando con lei e trovando in lei la disponibilità all'accoglienza, quel Vangelo diventasse già seme d'uomo, di uomo in Maria. E dunque se per Zaccaria abbiamo una teofania, una grande manifestazione, una visione di Dio, per Maria abbiamo una teofonia. Nel passato solo grandi uomini avevano sperimentato questa teofania o teofonia, l'ascolto. Pensiamo ad Abramo, pensiamo a Mosè, pensiamo ai profeti sui quali
scende, piomba la parola di Dio. Maria adesso apre una nuova pagina della storia. Lei, la prima donna che vive questa teofonia di Dio. Maria, la prima donna a cui Dio dice ricolmata di grazia, che caritomene. La prima donna a cui viene detto il Signore è con te. La prima donna che apre la sua casa a Dio, perché Dio in lei si fa uomo, ed è la prima donna che vedrà Dio in volto d'uomo, e sarà la prima donna che Dio da uomo, da bambino, vedrà. È davvero qualcosa di straordinario. Da questa annunciazione, da questa teofonia dialogata con l'intelligenza credente di Maria, che interroga, che chiede e che si offre come serva, come schiava e sposa a Dio, ecco, da questa teofonia nasce una storia straordinaria, nasce un abbraccio fra Dio e l'umanità che nulla, neanche il peccato, potrà mai più spezzare. E allora buona, immediata preparazione al Natale, e vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Arrivederci. Thank you.